Mais l'orage, c'est pire que tout. Quand on est dans l'orage, on a été quand même l'orage pendant plusieurs jours. Alors c'est toujours tout blanc, on en prend plein la gueule. Mais l'orage, on peut rien faire. On est là, figé, on dit merde, ça va continuer encore. Et puis ça a duré 3-4 jours, quoi. Alors, on est impuissant face à l'orage. Io non ho dormito quella notte lì. Perché ero in pensiero, ho detto, gli ho detto a papà di Gaglini che non si preoccupi, glielo porto a casa, mi si ero preoccupato. Al mattino presto siamo partiti sotto l'acqua e poi prima del rifugio è diventata neve. Ma io ero d'accordo perché sapevo dove andavo. Abbiamo preso delle borracce di tè, di caffè e di brodo e siamo arrivati e ho detto, va, io in quel momento lì, che ho addosso una colpa ancora ad oggi, oddio, andate all'inferno. Sai, erano guide, hanno detto, siamo qui noi, decidiamo noi. Se andiamo in grigna, decidete voi. E allora io mi sono lasciato convincere, partiamo domani mattina alle 3. E così è successo tutto. Une dernière nouvelle, une mauvaise nouvelle qui nous arrive de Milan. Elle nous apprend que le célèbre alpiniste italien Walter Bonatti, qui est titulaire de nombreuses premières et qui a quitté Courmayeur dimanche dernier en compagnie de deux amis pour une difficile ascension, se trouve actuellement en difficulté dans le Mont Blanc. Exactement sur le pic central de la plus haute montagne d'Europe, que Bonatti et ses compagnons sont prisonniers des neiges, sans pouvoir avancer ni retourner sur leurs pas en raison du mauvais temps qui sévit au sommet. Une cordée de secours tente d'atteindre les trois hommes avant qu'il ne soit trop tard. In quei tempi il soccorso era organizzato dalla Società delle Guide. Società delle Guide erano le guide che andavano a fare i soccorsi. Dunque, per andare a fare i soccorsi, quando erano chiamati, dovevano lasciare il cliente. Se avevano un cliente, dovevano lasciarlo e dovevamo partire. I soccorsi erano organizzati, bisogna dire, abbastanza bene, solo che i soccorsi a quei tempi erano fatti a piedi. Non c'erano mezzi di collegamento. Non c'era radio, non c'erano i mezzi che ci sono adesso.